Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati sul mio canale. Io sono Raiger e questo è un nuovo episodio di Space Engineer. Allora ragazzuoli, abbiamo fatto molti progressi dall'ultima volta. Come vedete già qua non c'è più il Planetary Lander perché l'ho smantellato interamente in quanto ho finito di costruire in parte ho finito di costruire la base e adesso vi faccio vedere. Questa è la base, ragazzuoli. Adesso accediamo all'interno e vi faccio fare un piccolo tour di quello che ho creato. Le porte le chiudo sempre per via di sti lupacchiotti che si infilano e danno fastidio. Vabbè, qua accendiamo anche le luci. Ho chiuso qua la sala. Ho chiuso anche di qua nella zona produzione, eccetera. Le batterie le ho completate, ho rimasto ancora un solo reattore in quanto mi basta per adesso per il fabbisogno energetico, anche perché adesso vi farò vedere anche un altro aiuto che gli ho messo. Sì ragazzuoli, gli ho messo anche un po' di pannelli solari e quindi adesso andiamo da questa parte. Vedete che poi ce l'ho fatta a fare il pavimento con i conveyor, i tubi e il vetro sotto. È stato un incubo, ragazzuoli, ve lo dico, è stato un incubo. Guardate tutta la vetrata qua, è stato un incubo perché niente, alcuni si mettevano, altri no, allora ho dovuto fare un po' di scelte. Aspettate che accendiamo la luce anche qua dentro, perfetto. Questa è la zona infermeria, quindi non ho, adesso visto che ci siamo ne approfitto, mi ricarico anche un po', quindi non abbiamo più bisogno del Planetary Lander. E di conseguenza l'ho smantellato completamente. Allora, questa è la zona che sono le scalette. Andiamo, va. Sono le scalette che portano sopra la struttura dell'infermeria, eccetera. Da questa parte, ecco, volevo farvelo vedere dopo, però vabbè. Da questa parte, quello sarà l'hangar dove andremo a costruire la nave, almeno la testa, solo la testa della nave che lascerà il pianeta e andrà in orbita nello spazio. Ma che sti lupi che superano le barriere, ma guarda, aspettate raga, io devo andare ad uccidere sti lupi di merda che... Come cavolo hai fatto te a superare la barriera? Non mi fa neanche prendere. Ma è buggato proprio questo. Cioè, non mi fa neanche prendere il suo corpo. E poi adesso finché non si toglie da là, io qua non posso neanche costruire. Vabbè, aspetteremo. Vabbè. Comunque dicevo, questo è quello che sarà il nostro hangar di costruzione per la nave che lascerà il pianeta. Io ho intenzione di fare solo la testa della nave e mi ispirerò al cartone animato che dà origini al mio nome, quindi vedremo. I più vecchi di voi, magari vecchi, no, non siamo vecchi, e più o meno giovani,
ricorderanno sicuramente la serie, gli altri la scopriranno man mano. Quindi, bando alle ciance, adesso finiamo il tour e vi faccio vedere. Questo è l'hangar che dà all'ascensore principale, tutto in vetro. Ho fatto tutto in vetro perché mi sembrava figo, visto che adesso i pistoni eccetera, quando si sale e si scende, il personaggio praticamente balla Macarena come un forsennato. Io, per fare una sorta di fluidità, continuità e non vedere quell'effetto fastidiosissimo del ballamento, io ho costruito una postazione di controllo e noi ci sediamo alla nostra sediolina e attiviamo i pistoni. Come vedete, noi stiamo salendo sulla nostra torre fatta quasi interamente di vetro e arriviamo alla nostra sala di comando, che per adesso non c'è ancora niente, cioè, c'è solo la postazione di comando, però qua dovranno venire altre varie cosette eccetera eccetera che si svilupperanno man mano nel tempo in base scusatemi se si annoda la lingua, si svilupperanno in man mano in base alla nostra costruzione, a quello che andremo a fare. Però adesso vi faccio un attimo vedere, così vi posso fare una panoramica della nostra base. Ecco, di là potete notare un mostriciattolo. Quel mostriciattolo sarà il nostro rover per i minerali. Eh sì, ragazzuoli, perché in quanto io devo lasciare sto pianeta, ho bisogno di una quantità di materiali assurda. Perché? Perché io qua sul pianeta farò solo la testa di quella che è l'astronave madre che ci porterà poi in giro per lo spazio. Quindi io, una volta poi arrivati nello spazio, arrivati in orbita, continuerò la costruzione della nostra nave, e per fare questo mi voglio assicurare una bella scorta di materiali base. Almeno materiali base voglio avere una bella scorta. E poi vedrete quel mostriciattolo lì, vedrete a cosa servirà. Ovviamente avrete capito, già avrà a che fare con la raccolta dei materiali. Però vedrete cosa voglio farci con quel coso. Quindi questo è il nome, vedete qua sopra il tetto dell'ingresso gli ho messo 6 pannelli solari. Là, quella piattaformina lì non ne sta a caso. Quella piattaformina lì sarà la piattaforma di atterraggio e scarico della nostra mini astronavina. Sì, perché io ho intenzione di fare una piccola astronavina che andrà in avanscoperta nello spazio, almeno sopra la nostra testa, a vedere se trovo qualche asteroide che ha il platino. E il platino mi servirà per fare i motori ionici, perché io vorrei fare una cosa alternativa, non vorrei usare troppo l'idrogeno per staccarmi dall'atmosfera, e quindi vorrei fare una sorta di ibrido,
una sorta di astronave ibrida che può sì atterrare nell'atmosfera, quindi avrà propulsori atmosferici, qualche propulsore a idrogeno e altri propulsori, ragazzi, scusate il caldo, altri propulsori che saranno ionici. Però purtroppo io i propulsori ionici non li posso costruire già adesso, perché per costruire i propulsori ionici serve il platino, e il platino sul pianeta non esiste. E visto che queste meteore non cadono, io non posso accedere al platino. Quindi, però staremo a vedere, staremo a vedere. Quindi ritorniamo giù. Ok, adesso è giorno, quindi io direi anche di staccare anche le lucette, perché comunque consumano corrente, non per fare il tirchio, però a me mi servirà una grandissima quantità di uranio per lasciare sto pianeta. E quindi questo è il nostro piccolo rover non da esplorazione, da raccolta minerali, perché io quando io vado a raccogliere i minerali, li raccolgo fino adesso, li ho sempre raccolti tutti quanti, qua a Trivellina, portavo il rover vicino al punto, raccoglievo tutti i minerali qua a Trivellina e facevo vari viaggi e li depositavo nel rover, in modo che non facevo avanti e indietro come uno scemo tutte le volte. E questo è la visuale del nostro tetto. Vedete i pannelli solari, adesso viaggiano tutti al massimo. Beh, ci abbiamo il sole diretto, quindi per adesso non sto praticamente usando niente di uranio. Tutta la base, tutta la struttura si sta alimentando con i pannelli solari. Questa è la nostra torre vista dal di fuori. Io non è sto gran spettacolo di architettura, però a me piace, mi è piaciuta. Poi io vado a impulso praticamente, quindi sopra l'ho voluto fare comunque tutta di vetro per avere una luminosità all'interno, eccetera eccetera. E niente, non sarà il massimo magari dell'estetica, però io preferisco creare le cose da solo. Sul workshop ci sono creazioni fatte da persone a mio avviso bravissime, proprio bravissime. Però a me non piace prendere le schematiche già fatte, tutto qua, senza niente togliere a qualsiasi altro le usa. Però semplicemente a me non piace avere la pappa pronta, tutto qui. A me piace fare le cose di sana pianta. Oh, bella, brutta, storta o sbilenca che sia, però so che è una cosa che ho creato io e basta. Quindi, tralasciando questo aneddoto, allora io direi di questo adesso. Vabbè, no, vi faccio fare un giro anche sul Megalander. Questo qui è circa la metà dell'area
di quello che deve venire, perché io lo devo allungare ancora. Ci verranno almeno altre 2 ruote, se non altre 4 ruote. Questo dovrà avere, almeno io ci provo a farlo. Io voglio fargli un sistema praticamente a trivella. Questo deve avere un'enorme trivella che deve essere capace di scendere almeno 40-50 metri sotto la superficie, trivellare almeno 40-50 metri di profondità e avere altri piccoli droni per sempre per lo scavo, perché questa sarà semplicemente sarà un lander minerario, perché io mi dovrò fare una scorta enorme di minerali e non posso farli a trivella manuale, perché se no nel 2019 stiamo ancora a recuperare i materiali. Quindi questo per adesso lo lasciamo lì, poi dopo finiremo, costruiremo o insieme o lo farò io off camera, eccetera. Adesso quello che vorrei fare è iniziare a mettere tutte le lastre qua per costruire la base dell'hangar. Quindi direi di non indugiare oltre e iniziare a costruire l'hangar. Quindi, sti lupacchiotti bastardi. Guarda, si infilano proprio, si infilano nelle cose. Vuole che non rompano niente, però va bene. Allora, cosa facciamo? Ovviamente ci serve una cosa d'appoggio. Allora, dovrò portare un conveyor. Ecco, ma perché? Ma come fanno? Ma come sei entrato qua dentro? Cioè, io vorrei sapere tu qua dentro come sei entrato. Chi è? Chi c'è? Ma questi mubi come si imbestialiscono poi, va. Come fate a picchiarmi che sto in alto? Allora, facciamo una bella cosa. Io adesso vado a svuotarmi perché ho tutto l'inventario pieno. Vado a svuotarmi e poi faccio un po' di disinfestazione. Sapere questo adesso, come cavolo ha fatto a entrare qua dentro che è tutto chiuso, cioè vi smaterializzate. E ci metterò altri cancelletti davanti. Non sono belli esteticamente, però almeno evitano che questi lupacchiotti si infilano qui in questi angoli.
Ecco, questo se l'è mangiato il mondo, no? Ah, vabbè, sono i misteri di spesa in genere su questi. Vabbè. Allora. No, chiudiamo la porticina perché questi poi entrano e ci fanno danno. E prendiamo un bel ma posiamo tutto il magnesio, lo mettiamo in raffineria e noi ci prendiamo le lastre d'acciaio. Ci servono solo queste per adesso. Chiudi bello, chiudi. E quindi ragazzoli, io direi di iniziare. Iniziamo i lavori. Ok, ragazzo, tutta la struttura è fatta. Adesso dobbiamo saldarla. Solo che ci vorrà uno sproposito di materiali, uno sproposito di ferro per fare sta cosa. E io onestamente non so se ho tutti i materiali, se ho abbastanza ferro, non tutti i materiali, se ho abbastanza ferro per poterla fare. Quindi, cosa facciamo? Intanto vediamo se possiamo costruire e quante lastre possiamo costruire. 2, 3, 4, facciamo 5.000 lastre, va. Allora, qua non è che mi sono frizzato nel coso, no? Stavo facendo un po' di mente locale perché io devo portare praticamente tutto quello che è il conveyor e tutto, io lo devo portare più o meno al centro di questa piattaforma. Io ho già fatto un po' quando ho costruito la struttura, no? Ho già cercato di fare un po' le proporzioni dando lo stesso numero di blocchi sia a destra che a sinistra. Adesso dovrei contare più o meno quanti blocchi sono e fare un centro qui, in modo da portare tutta la fila di
connettori, conveyor, quel cavolo che sarà, eccetera, e attaccargli un connettore dove io andrò ad appoggiare la base della nave. Praticamente la nave io la costruirò agganciata a quel connettore, in modo che sarà sempre bella attaccata e ancorata, non andrà da nessuna parte per tutto il processo di produzione, per tutto il processo di costruzione, non produzione, scusate. Ma con un filtro che io gli metterò, un ordinatore, un trasportatore ordinatore che io gli metterò qua, praticamente io alla fine, quando sarà tutto costruito, eccetera, eccetera, io attiverò questo ordinatore e tutto quello che ci sarà all'interno della nostra base verrà trasferito sulla nave, senza che mi metto a sbattere io manualmente. Vabbè, cominciamo a consumare un po' di lastre, va. E sono finiti i lastre. Cavoli, ci devo fare una porticina anche da questa parte, perché sennò è un casino, tutte le volte sali e scendi. Anzi, invece di fargli una porticina, io gli faccio proprio un contenitore. Così almeno. Posso prendere tutto dal di qua, senza che faccio avanti e indietro tutte le volte con un DC. Allora, sono indeciso se portare i tubi o mettere proprio tutta una fila di conveyor. Non lo so. Facciamo che adesso ci studio, visto che il video mi sa che sta durando già un bel po'. Io direi di fermarci qua e proseguiamo la prossima volta. Oh, beh, la prossima volta vedrete già praticamente quasi tutto l'hangar costruito e inizieremo quello che è o la costruzione della nostra nave o la costruzione del nostro lander. Vediamo, vedremo, vedremo, vedremo cosa riuscirò a fare io per primo off camera e vedremo quello che portare qua a video poi dopo. La cosa certa è che c'è ancora un bel po' di lavoro da fare, la strada è ancora molto lunga e spero che i miei video vi piacciono. Io mi diverto su Space Engineer e spero che vi divertiate anche voi. Quindi, niente ragazzuoli. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti i ragazzi da Riker.